Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa controinformazione del 4 aprile a cura di Cogito Ergo Sum. Questi i principali titoli per oggi dei blog di informazione alternativa sul web. Partiamo da Sputnik News. Le promesse dell'Unione Europea sono solo uno specchietto per le allodole di Giuseppe Paccione. Cosa è uscito dalla montagna che possiamo chiamare Unione Europea che ha partorito un topolino, vale a dire la dichiarazione firmata dagli Stati membri il 24 marzo 2017. Poi da BioBlu, fuori dal neoliberismo, verso un uomo nuovo, intervista a Mauro Scordovelli che terrà insieme a Nino Galloni e Davide Storelli la conferenza vicino a Firenze il 15, 16 e 17 aprile. Quindi da Facebook, dal profilo di Giovanni Moretti, l'oggettivazione merceologica, lungo articolo di riflessione filosofica sull'economia moderna. Dal blog di Beppe Grillo, solitudine e speranza di un pubblico ministero. Il pubblico ministero Michele Ruggero, lasciato solo dallo Stato contro le banche nel processo di Trani alle agenzie di rating. E ancora sul PM Ruggero e il processo di Trani, da Alberto Michalizzi blog, il CSM indagherà su Michele Ruggero. Hanno paura. Il consigliere del CSM, Pierantonio Zanettin, chiederà lunedì al comitato di presidenza di Palazzo dei Marescialli l'apertura di una pratica in prima commissione sul magistrato per valutare eventuali profili di incompatibilità ambientale e funzionale. Un altro PM indagato per aver fatto il suo dovere. Passiamo ora al blog Mardi, un interessante articolo sul giornalismo in Russia, Stati Uniti e nel nostro paese. L'America è la nostra sudditanza mediatica. Ed infine da Comune Info, la democrazia formale non serve. Intervista a Michael Warswaski, prestigioso saggista israeliano che parla del regime israeliano della Palestina. Finisce qui la rassegna stampa controinformazione di oggi 4 aprile a cura di Cogito Ergo Sum. Se volete segnalarci blog e articoli, fatelo nei commenti sotto al video o nell'articolo che troverete nel blog all'indirizzo www.cogitoergo.it. Un saluto a tutti, a domani.